Nella canzone di Umberto Scipione, Francesco Cicchella su Spazio Blu, Tanto Radio siamo noi, insieme a Max e a Fabrizio Fontana, siamo in diretta dalle Favole di Luci, saluto Lorello e poi ascoltate su Spazio Blu per gli appuntamenti del cinema. E adesso, come preannunciato, abbiamo un ospite che poi è un amico di Radio Spazio Blu, è Francesco Mignano. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, Francesco è venuto a trovarci perché domani c'è una singolare sfilata, io la definirei così, perché Francesco è legato al mondo della 500 insieme a Radio Spazio Blu. Sono già diversi anni che realizziamo cose che riguardano proprio la 500. E che cosa succede? Cosa succederà domani? Vai Francesco. Allora, domani abbiamo questo particolare sfilata di Babbi Natale in 500. È un'idea che io ricordo è uscita fuori, un'idea che ha avuto il nostro sindaco all'indomani di uno dei nostri raduni 500 day che facciamo in primavera, e ci ha detto: perché non facciamo qualcosa per Natale con le 500? E così quest'anno siamo riusciti a organizzare questa situazione. Noi siamo il 500 Club d'Italia, la sezione qui di Gaeta del 500 Club d'Italia, e con l'aiuto, siamo riusciti a concretizzarla con l'aiuto del nostro amico Gennaro Patrone, con la sua società Ultra Live, esatto, perfetto, esatto, in connubio, diciamo, noi con queste due associazioni abbiamo creato questo evento che è, diciamo, allo scopo un po' di creare intanto una situazione divertente, diciamo uno spettacolo in più per la città, per i tanti turisti e cittadini che domani saranno a Gaeta, potranno vedere in giro per Gaeta, diciamo, questa curiosa sfilata di Babbi Natale, che invece di arrivare con le renne arrivano sulle 500, ecco, tante 500 colorate. Quanti ne saranno? Una quarantina più o meno. Una quarantina, va bene. Esatto. Comunque è un evolversi continuo di questo 500 Club Italia Gaeta, ma non solo. Esatto, sì, perché diciamo, una delle filosofie, ecco, appunto, questo è un altro delle motivazioni pure dell'aver creato questo evento, così come i vari eventi che facciamo soprattutto in primavera qua a Gaeta, è quello di portare gli appassionati di 500 a visitare dei posti particolari. Ora, io tutte le volte che vado in giro, io vado molto molto in giro con le 500, un po' in tutta Italia, nei vari raduni, eccetera, quando mi dicono, vabbè, io sono di Gaeta, una delle prime cose che mi chiedono la maggioranza delle persone, dice, le luminari, perché è diventato un evento talmente famoso, conosciuto, che, diciamo, tutti ci identificano, ce lo chiedono, e quindi ho sentito il bisogno di evidentemente creare qualcosa per portare gli appassionati di 500 a visitare, come chiedevano tanti, le luminarie di Gaeta. Perfetto, stiamo parlando di questo raduno che c'è domani, 500 e Babbo Natale. Francesco, tu sai, i tempi della radio sono corti, certo, ricordiamo soltanto l'orario. Allora, l'orario è praticamente dalle 5 alle 6, si potranno vedere le 500 che sfilano un po' per le vie della città, soprattutto attorno a Gaeta Vecchia e al Corso Cavour, quindi attorno alla fontana, prima dello spettacolo, eccetera. Poi le potrete vedere in esposizione in piazza vicino al municipio, vicino alla pista di Babbo Natale. Villaggio di Babbo Natale, dato. Ok, grazie a Francesco Mignano. E noi mettiamo una canzone che parla di 500, il nostro Dario Calderone, che domani sarà comunque ospite di questa manifestazione. Vai Fabrizio. Certo, se non è questo periodo, questa canzone, qua non l'ascoltavo mai. Comunque era John Lennon su Spazio Blu alle 16:45 minuti. Saluto pure Maria, Francesco, Gaeta News 24. Certo, stavo pensando che ieri a quest'ora c'era la tromba d'aria, un freddo, un vento, un acquazzone, e oggi tutto quanto in ordine. Tra l'altro devo dire una cosa importante, bisogna
elogiare il lavoro che fanno sia i Vigili del Fuoco che anche gli amici che vigilano nel nostro territorio. Ieri erano veramente tanti, tante le cose che non andavano bene, alberi abbattuti, eccetera eccetera. Noi invece oggi, con una giornata bellissima, anche con una temperatura gradevolissima, siamo in piazza Gaeta, perché Gaeta si illumina con favole di luce 2019-2020, e insomma ci sarà tanto tanto da parlare ancora. Lo faremo dopo la pubblicità con una bella canzone italiana, state lì. Papà, ma stiamo sognando? Qui sotto vedo il Re Leone, gli amici della foresta incantata, gli elefanti, le giraffe, le tigri. Mirko, prendi questa polvere magica e accendiamo il Natale. Dal 3 novembre Gaeta si illumina con favole di luce, le splendide luminarie artistiche accompagnate da spettacolari proiezioni sui luoghi più magici della città. E c'è anche TikTok, un vero e unico campanile parlante. Papà, Gaeta è proprio bellissima. Sì, e a Natale lo è ancora di più. Vi aspettiamo da domenica 3 novembre. Cercaci su www.luminariegaeta.it.